Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: l'imprenditrice Chiara Ferragni non si ferma al business digitale, ecco qual è la sua occupazione segreta. Influencer di calibro internazionale e fondatrice del fortunato blog dei Blonde Salad, Chiara Ferragni ha costruito un autentico impero economico lucrando sui social, ed estendendo la sua attività a linee di make-up, jewelry e fashion. Risulta infatti amministratore delegato di TBS Crew SRL e Chiara Ferragni Brand, e ha inoltre presenziato in veste di giudice onorario al celebre talent project Runaway. Prima influencer ad occupare la copertina di Vogue, Chiara Ferragni rappresenta da anni un'icona di stile, e ha spianato la strada a innumerevoli digital creators, blogger e youtubers. Novella Regina Mida, l'imprenditrice converte in oro ogni cosa che tocca, e ogni ospitata o nuovo ingaggio le fruttano ulteriore pubblicità, come dimostra l'hype scatenato dalla sua comparsata a Sanremo, confermando il suo fiuto per gli affari. Ma Chiara Ferragni serba un ulteriore merito, quello di aver lanciato nel mondo dello spettacolo una nota extronista e protagonista del GFV. Chiara Ferragni e Sofie Codegoni, un sodalizio aureo. Nel 2020 compariva per la prima volta nel parterre mariano una nuova tronista lombarda, si tratta di Sofie Codegoni, al tempo giovane promessa della moda. L'avvenente protagonista di Uomini e Donne vantava un mentore insospettabile, sarebbe infatti stata scoperta proprio da Chiara Ferragni, che l'aveva precedentemente arruolata per le proprie sfilate e campagne pubblicitarie. La modella ha sfruttato con lungimiranza il trampolino di lancio nel dating show, conquistando ampia notorietà nel successivo GFV 6. La sua rivalità, e relativa riappacificazione, con Soleil Sorge, nonché la sua love story con Alessandro Basciano le hanno regalato ulteriore visibilità, ed attualmente Sofie Codegoni milita nel ruolo di Bonasà davanti un altro nonostante la gravidanza. Ha inoltre lanciato la sua linea di beachwear e accessori, in aperta competizione con l'eterna amica e rivale Soleil Sorge. Chiara Ferragni e il rapporto con il successo. Paladina dell'empowerment femminile, l'imprenditrice ha sviluppato un rapporto equilibrato con la celebrità, ed ha ammesso al Corriere della Sera, nella vita, e dunque sui social, è importante riconoscere e mostrare anche le proprie debolezze, l'importanza di parlarne, di lavorarci con esperti e psicologi. E, infine, i social non devono essere solo la vetrina di una vita perfetta, che non esiste. Le nuove generazioni, finalmente, sono pronte a condividere la vita vera, con le sue luci e le sue ombre. Detto questo, per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.